notte magica con il trillo dei grilli che a partire dal tramonto ha accompagnato la calda serata della terza edizione di Masserie sotto le stelle, che anche quest'anno ha registrato un grande successo di pubblico. Ho trovato tanta gente, molto entusiasmo, ma soprattutto molta formazione. Masserie che hanno dedicato appunto anche attenzione al mondo ittico, masserie dove si raccontano le storie, dove c'è arte, dove c'è cultura, insomma è un grandissimo entusiasmo dietro queste nostre masserie didattiche che in qualche maniera rappresentano la nostra Puglia e soprattutto, come io dico sempre, la nostra vocazione, le nostre tradizioni. All'appuntamento, infatti, ogni masseria si è presentata con un proprio programma di attività a seconda delle peculiarità del territorio e seguendo la propria abilità produttiva, coinvolgendo anche i bambini. Bellissimo soprattutto per i bambini, così hanno un contatto più diverso con questa natura che stiamo un po' perdendo. È un'emozione grandissima, soprattutto vista poi con gli occhi dei bambini, è davvero speciale. Sono occasioni sempre più rare per i bambini ormai queste, per poter essere viste. Presenti anche i giornalisti di importanti testate nazionali ed estere che hanno preso parte ad un educational che si è tenuto nel weekend dedicato all'evento. Masserie sotto le stelle, visto quello che noi abbiamo valutato in questo giorno, dimostra una forte intelligenza da parte dei nuovi massari, una grande capacità di fare squadra con i massari che non sono concorrenti ma sono compagni di viaggio. Un altro, l'ennesimo comune denominatore che è l'accoglienza in cantina. Noi finalmente entriamo nelle masserie e ci dicono buongiorno. L'occasione era quella di fare un tuffo nella civiltà contadina per un'esperienza che coinvolge i cinque sensi, assaporando il gusto autentico dei prodotti genuini. Questa è una zucchina raccolta stamattina con il fiore vicino. E quindi secondo me è molto importante questo fatto di avere la verdura fresca. L'offerta delle masserie didattiche nelle diverse province della Puglia è stata ricca e diversificata, dal contatto diretto con gli animali alle passeggiate in campagna e nei frutteti e ancora laboratori didattici di tutti i tipi, dal grano al pane, dal latte al formaggio, per i più piccini giochi antichi nei cortili, come la caccia al tesoro. Protagonista della manifestazione, la rete delle masserie didattiche di Puglia. I ragazzini stanno appunto mettendo mani in pasta per realizzare il prodotto fresco. Una delle novità di quest'anno, quella della masseria Controvento di Ugento a Lecce, le cui degustazioni sono state a base di prodotti ittici. Unire la promozione dell'agroalimentare alla bellezza dei paesaggi pugliesi per garantire un'offerta turistica competitiva, anche questo è l'obiettivo dell'iniziativa. La Notte Bianca in masseria si è conclusa con canti e balli della musica popolare pugliese, sotto le stelle di una calda sera d'estate.